Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti altri video. Ciao! Botti piene di rum, per notti a mezzaluna, alla via così in un viaggio di fortuna. Hey, mille notti in mare, mille miglia via da qua, mondi senza nome, mostri nelle oscurità. Hey ho, hey hey ho, hey ho, hey ha. Botti piene di nulla e polvere in cambusa, questa nave è già un bel pasto di balena. Hey, mille notti in mare, mille miglia via da qua, mondi senza nome, mostri nelle oscurità. Hey ho, molti anni fa, Queen, che voi ancora non avete imparato a conoscere, salvò la vita al cane di uno dei Khan di Preconia. Quel cane si chiamava Bernabò. E il Khan, con somma sorpresa da parte di tutti i suoi consiglieri, dichiarò Queen ambasciatore di Preconia. Lui faceva il veterinario, quindi all'improvviso si trovò una carica politica addosso. Si trasferì a Cala dei Venti, dove col cazzo che avrebbe fatto solo l'ambasciatore. E quindi decise di convertire il suo palazzo ambasciatorio, ovviamente non so se questo aggettivo esiste in italiano, ma lo dirò lo stesso. Metà dell'ambasciata di Preconia è adibita come studio veterinario. Quando i nostri eroi sono arrivati, hanno non solo visto una civettalpa sulle spalle del povero René, che in realtà non avete chiesto come si chiamava perché non aveva motivo di dirvelo, che era semplicemente in sala d'attesa lì ad aspettare che qualcuno uscisse, ma avete sentito delle urla dall'ambulatorio appena vi siete fiondati, perché raga, vi conosco, non è che vi girate, ve ne andate, vi siete fiondati sfondando la porta dell'ambulatorio. Avete visto davanti a voi Rooney con il suo tassoniglio che era in grave difficoltà, e quello che sembra essere un medico, visto che è il camice medico, o è scienziato o è medico, che stava cercando di tenerlo fermo sul tavolo. Passami le cinghie, fermalo. Conosco bene gli animali, mi piacciono molto, cioè mi piacciono di bestia gli animali, mi trasformo in animali. Cosa ha questo tassoniglio, Master? Lo vedi teso, come se avesse un attacco di panico. Sta anche ringhiando, cosa che per Rooney è pericolosa. Questa mano può essere fero o può essere piuma. Oggi sarà mano coccolosa verso animali. Vado dal medico, faccio: dottore! Accarezzi il medico. Mano cucchiaio, brava! Dottore! Cazzo, tutte le palle! Mi sono pesi i coglioni! Dottore! Serietà, c'è un paziente che sta male. Che cos'ha, paziente fuffoloso? Il paziente è in attacco di panico. Non c'è problema. Sedativo? No, non sedativo. Non serve, non mettere medicine strane. Prova a accarezzare il tassoniglio. Fammi una prova di rischio. Dichiarami il tuo approccio. Allora, vorrei fare risolutezza e un'empatia per entrare proprio in contatto col tassoniglio. Ma sono serio, ce lo guardo proprio, cerco di avere gli occhi più tassoniglici del mondo. Sta avendo un attacco, credo. 8 dadi. 4 incrementi. Gli fermi la testa con le mani belle salde, lo guardi negli occhi, sta avendo un attacco di panico il tassoniglio, vedi che le pupille sono dilatate, lo fissi. Ti sta ringhiando. Matushka, aiuta piccolo tassoniglio a stare tranquillo, perché il medico vuole solo fare il suo bene. Rooney fa: sì, è normale, è anziano, la sua età non riesce a scavare, i tassonigli ne hanno problemi in questo campo.
Noi viviamo in nave, lui non riesce a scavare e ha questi attacchi di panico. Ha bisogno di carica di autostima. Se riuscissimo anche solo a trovare un vaso con della terra. Carica di autostima. Mi trasformo in una tassoniglia. L'ho già sentita questa. Fagli l'accompagno. Io lo guardo. Tu bello, tassoniglio vecchiotto. Tu molto bello. Faccio la colonna sonora. Ricordati, tassoniglio giovane scava. Parlo in tassonigliese, ovviamente. Ma se non fosse un momento. Ma tassoniglio anziano ha saggezza da sua parte. Quindi non serve che tu scavi, serve che tu immagazzini nella tua memoria. Questo è cosa più importante, in modo tale che i giovani tassonigli possano scavare all'interno dei tuoi pensieri. Voi vedete questa scena di due lui si sta sommando un tassoniglio, fa con litino anche. E l'altro tipo guardo il veterinario. T'a posto? No. Il continua a parlare, poi gli do un bacio a stampo, una coccola, non roba zozza, cioè una cosa per dargli un po' di autostima. Mi metto così qua. Esatto, mi metto dietro di lui, tipo accarezzandolo, ritorno umano e vorrei accarezzare in modo tale che non mi veda, come se riesco a farlo addormentare per far sì come che sia stato un sogno il suo subconscio. Ok, si sta tranquillizzando sempre di più e Tekken sta abbassando le labbra, non si vedono più i canini. Rune è il proprietario? Sì, è tipo lì così. Wow. Tu fratello di tassoniglio vecchiotto, vieni, fai coccole che tu conosci bene. Fai coccole, stai tranquillo. Tranquillizza tua bella bestiola. Bello tassoniglio, bello. Come si chiama tassoniglio? Terry. Bello Terry, bello, bello. Tu hai fatto una bella vita. È stato molto amato tassoniglio. Sì. Dopo che mi giro verso il dottore, fa: visto il dottore, cinghie, sedativo. Non serve. Basta entrare in sintonia con gli animali. Sono come noi, anzi, sono meglio di noi. Mi do una pacca sulla spalla. Abbiamo domande. Io nel mentre guardo Pasquale. Ha tutta la testa un po' storta così. E poi guardo l'altra civetta bella. Ma René ha accettato la sfida. A me è stato zitto perché è tipo. Vedete meglio il veterinario. Ha questo camice bianco, non è il tipico camice bianco da laboratorio o da ambulatorio. Lo vedete che è di ottima fattura. Sotto porta un gilettino con la camicia, noi diremmo alla coreana. È bello in carne e vi guarda. Oh, you're welcome. Come posso esservi utile? Sì. E gli parlo in breccone. Buongiorno, saremmo qui per conoscere l'ambasciatore. You are nel posto giusto, sono io. Ah, ok, molto piacere, John Doe. Salve, qui in Evergon. Ricominciando a parlare in comune, e questi sono i miei compagni. Salve, avete bisogno di cure mediche? Ci sta dando degli animali? No, vedo che il gabbiano è in difficoltà. Se vuoi dare una mano a lui, sì. Oh, certo. Ecco. Oh. Ancora? Mana cucchiaio, carezzamento, porgila al dottore. Scusi, dottore. Il rutiniano ha ragione. Va curato meglio questo gabbiano. Spoon hand. Breckone. Eh? Vedi che lo appoggia sul tavolo, guarda. Cosa gli ha fatto? Io niente, l'ho trovato nella discarica. È ridotto malissimo. Mi scusi, ma... No, ma adesso gli do un po' di medicina, si riprende, non si preoccupi. L'ho trovato nella discarica, si vede che qualcuno l'ha cacciato via. Usa il Parallax? Wow. Sono le tipiche medicine che si danno agli uccelli. Qua dentro potrebbe esserci anche quello per cavallo. È quello? Sì. Ma lei è un criminale! Non questo accento non sono per niente credibile, ma andiamo avanti. Non che io sappia. No, ma Pasquale piace, guarda, dai. Sì, vieni qua. Non si permetta, stupido. Hai tanto scusi, cioè. No, mi piace molto invece questo dottore. Mi piace perché povero uccello è veramente fuori. Ma come gli un piace gabbiano. A Pasquale. Comunque, se non avete nient'altro da fare qua, ci sono dei pazienti fuori che stanno aspettando. Ambasciatore, vorremmo chiedere qualche info per avere una lettera di corsa. Stealth proprio. What? Sì. Cosa vuol dire? Esattamente quello che le ho detto. Ma le sembra questo il momento? Sto guarendo gli animali. Beh, scusi, lei è uno nell'ambasciatore? Corretto. È in orario di lavoro? Sì. Ai ai ai, qua allora vedo un conflitto di interesse, ambasciatore. Fuori dal mio ambulatorio. E vi spinge via. Prossimo. Chi è il segretario? È il gabbiano. Lo devo tenere in osservazione. Ma è il mio gabbiano. Lei non è in grado di gestire un gabbiano. Ma è la mia vittoria. No,
Non mi interessa cos'è. Questo gabbiano è chiaramente in difficoltà. Prossimo. Domanda, c'è solo René in sala d'attesa? Sì. Ok, va bene. Tipo... Ok, e io prendo Johnny e faccio... Ok, io distraggo René, tu vai dentro dall'ambasciatore. Butto, lui lo ributto dentro e vedete Bacto che si sposta verso René e sentite solo... Ma che grande uccello che hai. Torniamo dentro l'ambulatorio. La smettete di fare casino nel mio ambulatorio? Ho solo fatto una domanda. Ma le sembra questo momento di chiedermi una lettera di corsa? Intervengo. Cosa da guardare lei? Intervengo. Allora... io lo guardo, tiro fuori il mio foglietto di ambasciatore e uso mercanteggiare per convincerlo del fatto che è molto importante assolvere il ruolo di ambasciatore. Sì, non mi pensavo di ambasciatore. Esimio collega, come vedi parlo tua lingua stessa. È molto importante assolvere lavoro di ambasciatore. Queste persone hanno missione molto importante. Perché hai cambiato accento? Io cerco di parlare tua lingua. Sembri bastiani. Vedi che piano vuoi che muore? Allora, un conto è parlare nella lingua, un conto è parlare con l'accento della lingua. Potrebbe essere preso come cosa un po' irrispettosa da alcuni. Poi non lo so, eh. Ambasciatore. Ambasciatore. Reputa questa cosa un po' fuori luogo. Hai cambiato... No, non so di cosa stai parlando. La loro missione potrebbe salvare molti animali. Minga, un botto. E io me ne vado. La missione di questi ragazzi potrebbe salvare molti, molti animali. Cosa volete? Solo sapere cosa è necessario compilare, se ci sono dei documenti o se c'è qualcuno con cui parlare per avere una lettera di corsa. Tutto qui. Non ci sono dei documenti da compilare? Ma che senso ha? Uno non può venire qua e firmare due robe e avere una lettera di corsa. Cosa vi serve? Chi l'ha richiesta? Chi siete voi? Non vi siete neanche presentati. Ambasciatore Limerick. Olivia Iotonovic. La proprietaria del gabbiano. Non ha un nome? Si chiama Pasquale. Lei si chiama Pasquale. Kyla, sì, piacere. Quindi voi siete qua per chiedermi una lettera di corsa per... Diventare corsari. Di Braconia. Sì. E se vi resta il can? Anche a costo di dover ballare. Non lo so, non mi sembrate molto convinti. Ma... Di solito uno non si sveglia la mattina e decide di diventare corsaro. Di solito succede che qualcuno vuole andare in giro e fare malefatte a nome di una corona. Non è fare malefatte, perché alla fine dobbiamo sempre fare il rapporto, no? Corretto. E quindi, allora, a me non piace coltivare la terra. Artista non sono artista. Quindi, fra tutte le varie cose, o faccio il criminale o faccio il corsaro. E mi son detto, a me la prigione non piace. La cucina della prigione, no? E allora ho detto, facciamo il corsaro, o no? Il ragionamento non fa una piega. Cioè, un po' semplice, ma sì. Certo, però sto facendo in modo che non ci sia... Voi sareste una ciurma? Sì. Certo. Avete una nave? Sì. Sì? Sì, sì. Certo. Che nave? E che nave? Ha un nome questa nave? Sì. Pasquale? Pasquale è il nome del gabbiano. Oh. È la Demetrios Revenge. Demetrios Revenge. Revenge. Demetrios Revenge? Mm-hmm, certo. Sembra un nome Bracone. Come devo chiamarla? La baguette saltellante come quei pagliacci dell'impero alloide? O no? Je ne sais pas, le baguette. Ok, ho capito. Non posso darvela così, nel senso... Ok, sì, mi siete simpatici, avete salvato il tassoniglio. Scusi. Anche quel gabbiano, era nella discarica, sarebbe morto sicuramente. Lei non può capire com'era prima quel gabbiano, se è così adesso. Prima era tipo Schifozchi. L'ho salvato da morte certa. Forse era meglio che lo salvassi. Il rutiniano ha ragione, collega. Facciamo così, io giusto stasera devo andare alle festività della matronalia. Le matronalie sono le festività che ogni anno vengono fatte in onore delle grandi madri qui al Dominio Audax. Le grandi madri? Sì, certo, le grandi madri sono i ruoli politici del Dominio Audax. Ah, certo, è molto interessante. In quella rientra Bacto, sì. Vedete che si sta rimettendo il cappotto come per rivestirsi e parla al tipo fuori, fa prossimo appuntamento, settimana prossima,
a casa sua lì di sotto. Vabbè, grazie, grazie. Grazie a te, Bacto. Ho fatto l'ultimo paziente. Veniamo a noi. Non ho altro tempo da perdere, ci sono altri pazienti. Sì, sì, quindi ci dia questa lettera di corsa. Non vi darò una lettera di corsa, non so nemmeno chi siete. Dovete darmi una dimostrazione di fiducia. Facciamolo, come facciamo? Ha parlato delle matronali. Vediamo che cosa dobbiamo fare, dottore. Stasera mi dovrò recare alle matronali come ovviamente rappresentante dell'ambasciata Bracone. Ci sarà, immagino, anche il mio esimio collega. Come ogni volta. Ci sarà il prefetto all'interno del consiglio del Cala dei Venti. Noi Bracconing siamo sempre stati considerati di serie B. Voi. Se riusciste a... Ah già, è vero, è già tanto che vi invitano a voi. Beh. Se voi riusciste a mettere una buona parola con il prefetto e riuscire quantomeno a fare in modo durante le matronali di mostrare Bracconia, perché avete chiaramente detto di voler essere dei corsari di Bracconia, quindi vorreste diventare rappresentanti del reame, giusto? Sì. Quindi mi sembra giusto e corretto dimostrare come vostra prima prova di rappresentanza, andare dal prefetto, presentarvi e dimostrare che Bracconia non è un gruppo di contadini che vanno a cavallo nelle praterie. E... Il prefetto ha detto, giusto? Il prefetto, certo. Il prefetto, vabbè, che persona è il prefetto, così per curiosità? È una persona un po' difficile, diciamo che l'ultima volta che è stata vista sorridere forse non era ancora nato. Quindi è una signora? Ovviamente. E ha famiglia? Certo, come tutte le signore di alta società. Certo, certo, e magari ha un figlio, un pupillo, no? Sì, dovrebbe avere un figlio, sì. Ma certo, è conosciutissimo questo figlio. Avete avuto modo di conoscerlo? No, avrei il piacere, ma ci tiene, cioè, non è una madre tanto affezionata, no? È una madre di quelle che... Non è una persona che lascia, cioè chiacchiera troppo, è estremamente formale il prefetto, quindi in realtà il figlio suo l'ho visto un paio di volte in qualche cerimonia, ma non ho idea di come si comporti a casa. Sì, poi si sa che i figli di politici tutti poco di buono, che vanno nei guai un attimo, una rissa. È un attimo, è una signora molto severa, insomma, per la sua educazione, intendo. Assolutamente. Perfetto. Perfetto. Quali sono le passioni del prefetto? Magari abbiamo un argomento di discussione comune per rompere ghiaccio. Vive costantemente nella politica. Non ci sono problemi, allora. Io ho una grandissima conoscenza di diplomazia internazionale. È sposata? Sì, ha avuto un marito. Ha avuto? Divorziato o vedova? Vedova. Fatto. Non capisco. Quindi non pratica sport, non combatte, non uccide, non va a caccia? Non pratica nessuno sport. Quella è la nostra sicuro. È una giurista, allora? Sì, però... Parleremo di legge, allora. C'è un piccolo problema. Noi facciamo cagare. Guarda come è vestito, sporco di vomito. Io c'ho molto odore ferino. Tu fai schifissimo. Tu hai macchie strane di cui non voglio sapere provenienza. Tu bella, tu molto bella. Ah, grazie. Tu molto bella. Immagino che questa festa comunque sia da vestirsi in maniera... Consona. Definisca consona. Elegante, immagino. Cioè, anche se io sono... È assolutamente un invito formale quello che vi sto facendo come rappresentante di Bracconia. Vi sto dando una enorme fiducia. Però effettivamente il signor... Ha detto Oliviai, giusto? Oliviai Ottonovic. Repubblica Direttorale di Rutenia. Assolutamente ragione. Con i vestiti che avete addosso non siete consoni per dove si tiene la festa delle matronali. I miei potrebbero anche andare bene, però solo una pulluridina. Conosco un sarto che può aiutarvi a fare questo genere di cambio. Dov'è? È qui nella città vecchia. Oh, perfetto. Perché c'è stato quell'incidente casuale. Sì, brutto, ho sentito, sono brutto. Arrivati molti al cestino. Cose che capitano, come le risse. Brutto. Brutte cose che... C'è stato un incidente gravissimo, mi sono arrivati almeno 6-7 al cespina, sono di là in stalla. Tuttavia queste matronalia sono delle festività che dureranno una giornata intera fino all'inaugurazione della nave Colossus II. Puoi ripetermi il nome per cortesia? Colossus II. Secondo. Sì, la prima purtroppo. A quel punto lì, mentre sta parlando Quinn, Rooney, che stava coccolando il tassoniglio, Terry, si alza un po' all'improvviso. Sì. Rooney. Quella storia è stata una brutta storia. Dimmi tutto quello che sai. Vedete che si diventa tutto più scuro. Non si capisce. Io guardo lì, fa. Inizia a suonare in fa. Faccio solo un fa lungo. Oh. Io sotto. 70 anni fa, la Colossus
La prima, nave Transnavigavia, è affondata in circostanze misteriose. Fantasmi, mostri marini, riti voodoo, non si sa. Fatto sta che la Colossus II farà la stessa fine, perché ad affondarla è stato il pericolosissimo Grillo Mannaro. Vedete che anche Queen torna tutto luminoso. Oh, certo, il Grillo Mannaro, oh, certo. Scusa, Rooney, puoi ripetere? Non credo. Grillo Mannaro? Diventa tutto scuro di nuovo. Sì. Santo Oceano? Il Grillo Mannaro. E che è sta bestia? Non si sa cosa sia, nessuno l'ha mai visto, o almeno chi l'ha visto non è sopravvissuto per raccontarne le gesta. Nel mentre io sto continuando a fare il fa, ma sentite che l'archetto si muove un po'. Allora come fai a conoscerlo? È una leggenda, esattamente come tutti i mostri marini. La Colossus è stata attaccata dal grillo e è stata colpita da sventura. Ma l'ho sentito anch'io, Grillo parlare, cioè sette braccia aveva, mi pare. Otto poi bello, muscoli, bellissimo, no, dicevano, io ho sentito brutto, no, come ho saputo che era alla forza di mille balenottere, 1001, si puzzava un sacco, dicevano, veramente c'è un odore fetido ogni volta che il grillo parlante. Per chi non è in grado di apprezzarne, scusa, il sapore, dicono si chiama Grillo, puzza, fare schifo. È imparentato con te? No sicuro? Sei Mannaro? No, sono leggende. Ma questi abiti, questi... non dobbiamo pagare, vero? Oh, no. Sono degli abiti che vi verranno fatti su misura e offriamo noi. Ma signor ambasciatore, mi permetta di abbracciarla? No. Mi permetta di stringerle fortemente la mano? Certo. Grazie, sono molto molto piacevole. Un vero Lord Bracken non si abbraccia mai con nessuno. Io guardo Rooney e rido tantissimo, lo sto ridendo silenziosamente, lo guardo Cosa c'è da ridere? Le leggende mi fanno molto ridere. È stato mai recuperato il relitto? No, nessuno sa dove sia affondata. Ed è per questo che io sono contrario alle navi Transnavigavia. La Navigavia, la Grande Rotta, deve essere percorsa. Chiunque va fuori dalla Grande Rotta rischia tanto. Certe persone non rischiano solo la vita, ma anche l'anima. Ah, una cosa intelligente la dici ogni tanto. Sì, certo. La Colossus II farà tutto quello che c'è da fare. D'altronde, con i motori Bracconi è possibile fare miglia e miglia nautiche senza alcun problema, evitando la Navigavia. Comunque, il dato sui 70 anni a me turba abbastanza, perché mi è sempre stato detto che io sono sempre stato lì, che chiunque fosse arrivato, io ero sempre lì, e mi chiedo fra me e me. Ok, 70 anni fa è stata affondata. Io da quanto cazzo stavo in quella prigione? Non lo sai. Però questi dati mi fanno dire E anche quanti cazzi anni ha il Grillo Mannaro? Se esiste tuttora, se è una leggenda. Io comunque da studioso di animali non ho riso, e anche se nella mia testa ho pensato a un piccolo grillo, roba leggera, o che mi posso trasformare in grillo, quindi a un certo punto farò solo io il Grillo Mannaro. Però sono molto serio. Domanda, ho mai sentito parlare di questo Grillo Mannaro nei miei studi master o cose del allora, genere? Allora, il Grillo Mannaro è una leggenda nautica. Sì? È un po' come il Kraken o sì, roba perfetto del genere. Quindi un po' come lo Yeti, il Bigfoot, nessuno l'ha mai veramente visto, non ci sono prove. Però l'hanno visto tutti. Abbiamo visto un cetriolo di mare enorme, un Grillo Mannaro, perché dovrebbe essere così divertente? Insomma, per noi navigare contro un Grillo Mannaro non può farci paura. Come quindi... balliamo noi sui cetrioli, nessuno. Non altro. Siamo degli incompetenti come i Vigilantes. E invece dovreste avere paura del grillo. Non sottovalutatelo. Vossignoria ambasciatore, con tutto il rispetto che questi umili servi sono in grado di apporle dinanzi, noi allora ci appropinqueremmo verso lo stoffarolo per farci mettere a posto, essere presentabili al ballo delle nobilis. Matronalia. Ma le matrone come sono? Hai in mente quando siamo arrivati che tu hai detto che lei si sarebbe trovata bene essendo donna e noi essendo uomini no? Ok, è adesso colpa loro, per... Ma sono tipo belle o... Sono delle vecchie rompipalle. Qualsiasi cosa fai non va bene, perché sei uomo. Ma come mamme? Ma bellissimo! Che bello! È giusto che sia così! Basta vecchi uomini rompicoglioni! Facciamo le mamme politiche! Bello! Beh, a me piace! Andiamo, vedrete la politica estera! Sto imparando, mi sta piacendo molto! È un ragionamento perfettamente corretto, lo stesso che hanno tenuto il dominio negli ultimi secoli. Già, infatti adesso il dominio sta brillando. Abbiamo il nostro prossimo
passo. Abbiamo l'obiettivo finale. Ambasciatore, è stato un enorme piacere. Vi scrive in un bigliettino l'indirizzo del sarto, dove andare. Che essendo medico veterinario non si capisce niente. Esatto. Medico e veterinario. Tu che sei dalla zona, sai dove... Sì? Là. Perfetto. Ci fa anche il documento per l'invito della festa? Oh, assolutamente, ve lo preparo. Che scrive in un foglio, poi prende l'anello e con un po' di cera ci mette il suo simbolo. Abbiamo tutto. A questo punto, ambasciatore, ci vediamo dopo il ballo, se lei è d'accordo. Non ci sarà ambasciatore al ballo? Ci sarò presente anch'io. Sì, certo. No, ma per un rapporto intendo. Cioè, al ballo è un conto, però... Ma sarebbe bello interagire anche con il nostro nuovo amico, sì, ambasciatore collega. Sono d'accordo, cioè... al ballo rapporto... Sì? Sì? Sì. Io prendo il mio gabbiano per il collo. Lo passo. A cucchiaio. Per il No, per il collo! La smetta di maltrattare questo gabbiano! Anche, le ha dato anche un nome! Sed Pasquale il Sed! È stata la mia rivale a dargli il nome. Non mi interessa come ha ricevuto quel gabbiano! Lo tratti bene! Sarà fatto? Arrivederci! Oh. Metto il gabbiano sulla spalla come ho visto la civetta. Sta su! È tutto mezzo squagliato. È tutto squagliato. Cola! Però dopo un po', visto che si è un attimo ripreso perché sta un po' coccolato, in realtà si ripiglia su, ma non si mette come un gabbiano normale, si mette con le zampe in avanti come se fosse seduto. Praticamente è un asciugamano. Sì. Siamo fuori? Non c'è nessuno fuori, René se n'è andato. Runei! Sì? Vieni con noi. No! No, perché no, Runei? Perché? Ma perché è un premio, te lo sei meritato, hai fatto un ottimo lavoro sulla nave, mi sembra il minimo. Io non voglio venire alle Matronalia. Ci serve? Può servirci, non ma sono quel genere di persona che va a questi eventi. Immaginati una cosa. Un favore. Immaginati una cosa, pensa a Terry con un completino elegante. Con il suo farfallino. Runei. Rosso. Rosso, che sta da Dio col suo pelo. È... Sarebbe davvero bello. Facciamo così. Che poi? Vai avanti. Ci vediamo lì. Che poi possono abbinare gli abiti. Ah, ma è qua dietro, sì. Ok, vabbè, ci vediamo lì fra 5 minuti. Va bene, ci vediamo lì. E vedete che se ne va verso una via. Oliviai. Allora, tu sei un rappresentante di Rutenia. Sì, sono Rutenia. In quanto suo cittadino. Esatto. Ma... non hai cariche politiche. Sono un ruteniano. Sei un ruteniano, ma non hai cariche politiche. Sono sei un ruteniano, ma non hai cariche politiche. Ma non hai cariche politiche. Sono sei un ruteniano che vuole diventare direttore, ma non hai cariche politiche. Che però vuole diventare che direttore. Che però vuole diventare direttore, ma attualmente non ha cariche politiche. Però senso che ci penso, sono in realtà sono un membro della Repubblica Direttorale di Rutenia. Suo rappresentante in quanto cittadino e membro della Re, ma non sei. Non hai democrazia! Cariche. Certo, viva la democrazia! Ecco, ora, permettimi, caro mio. Tu studi diplomatici? No, non hai fatti, no. Ho capito cosa intendi. Sai dove li ho fatti? Nella Repubblica Direttorale di Rutenia. Esatto. Di cui io sono? Futuro direttore. Secondo te, se io adesso scrivessi una lettera a Panama dicendogli che sono abbastanza sicuro che ci sia un rappresentante di Rutenia al mio fianco e che sto andando a spaccargli il culo, come la vedi come strategia? Non capisco perché tu vuoi spaccarmi il culo, sei troppo non a te, a lui. Dico, scrivo una lettera a Panama in cui gli dico: ehi Panama, sto venendo a romperti il culo e con me ho un futuro direttore di Rutenia. Come la vedi? Stai dicendo verità, quindi dov'è il problema? Quindi per te va bene, se io adesso scrivo una lettera a Panama e gliela mando... Questo sì. Panama è quello che sta facendo terribili esperimenti, esatto, su esseri umani, che... Non, mi sto perdendo qualcosa? No. Cioè, se io adesso scrivo una lettera, gliela mando... Scusa, tu per respirare hai bisogno di aria? Sì, certo. Che cazzo chiedi, ovvio, allora? Ok, perfetto, a posto. Volevo solo capire se fosse nella tua natura o se ci fosse una falla nel tuo ragionamento. Invece no, è proprio nella tua natura. È una cosa affascinante. È sempre così? Sì. Perché non ti ricazzotti in faccia? L'ho già fatto. Ok, perfetto. Tu sei sicuro di voler partire con una nave con questi? Sanno fare il loro, cioè dobbiamo soltanto inquadrare esattamente qual è il loro ruolo. Adesso che ho capito che non l'ha fatto con malizia, ma perché nella sua natura, ora so che ovviamente in missioni diplomatiche non è la prima scelta.
Tu ritieni che io non sia adatto a rapporti diplomatici? Non ho detto questo. Non sto capendo ancora. No, non è il problema, non è la diplomazia nel tuo caso, ma il gioco degli inganni. Tu hai mai avuto modo di parlare con un rappresentante diplomatico dell'impero Alloide? Si trova qua, l'impero Alloide. Nel cuore? Sì. Ok, ma tu sei mai stato fisicamente nelle terre dell'impero Alloide? Sai come funziona la loro politica? Ci sono mai stato, Master? No. Certo! Ok, allora, come ben saprai, la diplomazia nell'impero Alloide è una danza. Tu non dici mai quello che stai pensando. Esatto, proprio così. Ma tu stai facendo esattamente quello che pensi. Certo, perché io sono semplice. Nell'impero Alloide loro danzano un valzer mentre pensano una polca. Capisci dove sto arrivando? E gli dirò che fa cagare. E quindi non devo comportarsi. Io gli dirò che probabilmente diventando direttore io abbasserò tasse, così dopo popolo si ribella loro. Giusto, no? Bisogna dirgli questo. Così si ribella tu loro. Tu vuoi andare da un reggente, sì, a dirgli che vuoi far ribellare il suo popolo contro di lui? Certo, democrazia, basta. Basta tirannia. Ci vuole democrazia, basta questi. Noi siamo una repubblica, no? Cioè, basta una persona al potere. Non è bello. Deve essere tutto democratico. Popolo ha ragione. Olivia, il punto non è questo. Noi siamo d'accordo che il potere dovrebbe essere in mano al popolo, ma la diplomazia è non far scoppiare una guerra. Secondo te, cos'è meglio, un'elezione o una guerra civile? Sì! Una esclude l'altra, perché se scoppia una guerra civile non c'è possibilità di fare un'elezione. Tu hai detto che diplomazia è non far capire quello che si pensa. Quindi hai mentito, Olivia? Mi hai appena mentito. No, ho detto sì. E cosa significa non sì? Non ho risposto. Ipso facto, hai... No! Ho capito, politica! Tu sei veramente brutta come morte e i tuoi cazzotti sono carezze. Questo è mentire. Gli tiro un pugno. Devo tirare qualcosa. Mi devi sentire croc, sangue. Non ho fatto niente! No, non ho capito. Ho capito! Diplomazia è andare e mentire e dire, se mi dicono qualcosa che a me non piace, io tiro pugno in faccia. Chiarissimo! Sono pronto, matraglia! E vado avanti verso il negozio. Sarà molto lungo. Hai fatto più danni che altro, mi sa. Mi sa di sì. Sì. Mi sa che ci pentiremo di questa cosa. Bacto, è vero che i miei pugni sono come carezze? No. 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 No, no, no. Quindi stava mentendo. Sì, ti prendeva in giro. Era non darmi altri pugni. Sono forti. Perché avrebbe dovuto mentirmi? Diplomazia! Da lontano! Bene, direi che una volta che saremo lì alla festività indicheremo al nostro Olivier, il rappresentante della città, eccetera, che non sarà il prefetto, e lasceremo che Olivier faccia la sua diplomazia, mentre noi parleremo con il prefetto. Ci facciamo il prefetto. Parliamo. Ci facciamo Allora, io ci parlo e tu te lo fai. Nello stesso momento, fatta. La turnistica, è importante la turnistica. Più veloce facciamo meglio, eh? E io non so quanto sarò veloce, tu quanto sarai veloce? Quanto sarai veloce tu? Oh, lo prendo come una sfida, proprio. Ok, ci sto, okay, fatto, andata, fatto, va bene, vediamo chi viene per prima. Va bene. Raga! E io da solo li guardo e comincio a borbottare e comincio ad ascoltare sto cazzo di coso e poi li raggiungo. Pochi minuti dopo raggiungete senza alcun problema questa sartoria, entrate, vedete già Rooney che sta parlando con il proprietario, che appunto vi accoglie. Come si chiama il negozio, è importante? Eh sì, giusto. Non riesco a esimarmi. Sono d'accordo. Vero. Principalmente si occupa di calzature. Ok. Si chiama Scarpe DM. Però si è sviluppato negli ultimi anni anche in sartoria di vario genere. Parlando con il proprietario, venite a scoprire che il vestito corretto e giusto per l'evento che si terrà alle terme delle matronali è il costume da bagno.
Anche quest'anno InTale sarà presente a Modena, al Play Festival del Gioco! Non azzardatevi a mancare a questo evento esplosivo! E sapete perché? Perché InTale presenterà il gioco in scatola di Luxastra! Cosa? Non ho capito. Non vuoi venire? Beh, peggio per te! Ti perderai fumetti, merchandise, agende! L'anteprima del nostro gioco da tavolo! Hai capito? Dal 20 al 22 maggio vieni a trovarci presso lo stand di Fantasia Store al padiglione C, presso l'area C2 per il firmacopie e presso l'area C2A per provare il nostro gioco in scatola! Al Play! Festival del Gioco! Sì, non pensavo che l'avrei mai detto, ma sono in imbarazzo per i miei giocatori. E spero lo siate anche voi. In questo momento si stanno avvicinando alle terme attraversando il Foro dei Venti con la musica di Kill Bill in sottofondo. A rallenti, solo loro. Gli altri che li stanno guardando capiscono che stanno andando alle terme perché è una cosa che si fa nel dominio Audax normalmente. Certo, sono un po' appariscenti, diciamo, ecco, insomma. Tanto non avevano già attirato abbastanza l'attenzione nelle ultime ore. Ma ha smesso di piovere? O noi siamo in costume da bagno per strada sotto la pioggia? Io vorrei che piovesse. Tu sai già questa risposta. Perfetto, fantastico. Vi sta guidando Rooney, che è un po'... Allora, è a metà fra il timoroso e l'entusiasta. Perché non ha mai partecipato a una festività così importante. È sempre rimasto sulla... Ah, è un uomo semplice, Rooney. E sta chiedendo, sono stato coinvolto in una cosa bella. Sono all'altezza. Questa è la faccia che ha Rooney in questo momento. Rooney! Rilassato, stiamo andando su una festa. Ma non ho mai partecipato a una cosa del genere. Io ve lo metto come te. Mi metto a posto il tovagliolo lì. Ma un costume? Cosa c'è da mettere a posto? No, lui non ha il costume, lui ha la tonaca. Rooney ha la tonaca. Bel costume, cosa sei? Un addestratore di leoni? È il costume tipico che si porta qua. Oh. È tradizionale. Guarda se non sta bene a Terry. Guarda come gli calza bene. Vi fa strada verso quelle che sono le terme di Obuda. Le terme di Obuda sono un edificio a ponte sul uno dei fiumi che passa attraverso Calla dei Venti, il fiume Terminus. È strutturato in maniera che si possa attraversare normalmente, anche con eventualmente delle carrozze o a piedi, e al centro, sotto il ponte, vedete quello che è l'ipocausto, cioè la zona dove gli operai, tutti maschi, scaldano l'acqua. Raccolgono l'acqua con delle pompe manuali, viene scaldata e mandata ai piani superiori, sempre con delle pompe alimentate principalmente a forza umana. Tutto il ponte è in marmo, con continui archi da fuori. Vi ricordano un po' il Palazzo Vecchio di Venezia, nel caso qualcuno si ricordasse o fosse stato a Venezia. Con tutti questi archi sotto che si ripetono in maniera più piccola sopra, e il terzo piano sopra più in alto invece è il legno, è un palazzo antico. Entrate nel complesso principale, salite quelle scale che sono poste sul fianco in modo da non attraversare il ponte ma da salire al piano di sopra, e trovate il vestibolo, che è dove di solito ci si cambia per entrare alle terme. Ma voi siete già cambiati, quindi... In tutto ciò, Master, una domanda seria. Sergei, Virginia, dov'è? È riuscita ad arrivare o no alla... Non lo sapete ancora. Non lo sappiamo. Cioè io lo so. Ok, tu lo sai. Sergei, io sempre col toccato alla matushka potrei chiamarlo ogni volta che voglio. Certo. Non voglio chiamarlo ancora, ma nell'eventualità che voglia chiamarlo, cioè lui sa dove sono, comunque può venire qua. Sì. Allora, nel vestibolo lascio l'asciugamano ben piegato, grande, e ci metto sopra un foglio con il simbolo della zampa d'orso. Ok. E scrivo sotto, Sergei. Raggiungete le scale che portano su al frigidario. Il frigidario nelle... Non ho detto nulla, non mi puoi accusare terme di... Terme è la zona più fredda, quella che serve a temprare il corpo. Sì, caldo non che il termario. Quella che serve a temprare il corpo. È una zona fredda, la temperatura è abbastanza bassa, col fatto che fuori comunque, vabbè, sta piovendo, a voi non cambia troppo la differenza di temperatura, quindi vi rimingolisci un attimo. Signore, parlo a voi pubblico. Parlo a voi pubblico, che siete arrivati fino a questo episodio. Forse. Vi rendete conto di qual è la difficoltà che un master può avere nel cercare di rullare in una condizione del genere? Un recap della missione, oserei dire. Allora,
voi dovete parlare col prefetto, io e lei dobbiamo essere diplomatici. Possiamo fare il contrario, io posso parlare col prefetto. No, no, a posto così. In previsione del quando esploderà la diplomazia, potrebbe essere utile portare già il prefetto altrove. Dobbiamo rapire il prefetto? No, no, nel senso, a un certo punto la vostra diplomazia farà gioire la situazione, la situazione esploderà di diplomazia. A un certo punto. Vero, vero, vero. Volete rapire il prefetto? Chi? No. No, ma ti pare, Rune? Anche per me è nuova, Rune. No. Questo il piano, non so come, cosa gli sia venuto no, in mente. Allora, quello che... il piano? Allora, quello che intendeva il buon Limeri, cioè che dobbiamo condurre, trainare la vostra forza esplosiva in una direzione proficua per quello che dobbiamo prendere alla fine. Quindi dobbiamo usare la vostra diplomazia per procurarci dei rinforzi. Perché non possiamo semplicemente parlare? Cioè, diplomazia mi sembra molto aggressiva, sinceramente. Molto aggressiva. Cioè, possiamo anche dialogare tranquillamente del tipo: oh, che bel costume che ha, signora, il tuo fa cagare. E no, ma scusa, come si permette? Cioè, nel senso, no, anche lei fa cagare. Allora lì dopo può arrivare la diplomazia. Ma si può anche dialogare delle cose tipo: come va qua a Cala dei Venti? Sa per caso dov'è il prefetto? Mi scusi, avremmo bisogno di parlare della bravura dell'ambasciatore. Ma infatti la diplomazia non va usata con tutti, ma solo con le persone giuste. Quindi dividiamoci e troviamo informazioni. Perché tanto voi sapete come è fatto il prefetto? No, chiediamo. Tu sai come è fatto? No. Io neanche, quindi dobbiamo chiedere, quindi dobbiamo raccogliere informazioni. Aspetta, sappiamo che è una donna. Ed è vecchia. Posso conoscere tutte le donne delle terme? Siamo in una festa abbastanza importante. In verità è buono sapere chi sono tutte le persone. In mezzo ci potrebbero essere amici e nemici. L'importante è capire chi è uno, chi è l'altro. Come faccio a capire se sono nemici o amici? Beh, intanto capiamo chi sono. Se una persona ti dice: sono il capo dei vigiles e sto cercando quattro furfanti... Gli do un pugno. No, no. No. Non essere diplomatica. Non essere diplomatica. Devi solo dire: ah, ok, grazie, e andartene. Stop. Nel mirino Bacto sono passate tutte le informazioni in cui so: ok, prefetto, tot età, partorito, quindi può avere la pancetta da mamma, e è una madre single, devo guardare le occhiaie, non fa tanto sport, quindi non devo cercare una figlia. Gli è partito tutte le informazioni che ha avuto e sono state tutte catalogate perfette. Io ho già un identikit in testa, cioè io non so chi è, ma so già chi è. Bacto, le possibilità sono due: o un detective o uno stupratore seriale. Non ci sono vie di mezzo. Sono due? Perché è la stessa cosa. No, io... Però... Dimmi tutto, cosa ti turba, vecchio mio? So com'è fatta. Ah, so la come conosco. Ah, perfetto. Ed è come l'ha descritta lui. Ah, visto? Non possiamo semplicemente trovare il prefetto, chiederle quello che dobbiamo fare, cioè prima rapirle, poi chiederle non quello che dobbiamo fare e poi non andarcene? Non dobbiamo rapire il prefetto. Perché continuate a dire di rapire il prefetto? No, ma è lei! Non ascoltare! Tappa le orecchie al povero piccolo Terry. Insomma, non dovremo parlare col prefetto in mezzo a tutti, immagino. E questo è rapire? Però se già... Partiamo con il prefetto da qualche... Non è rapire! Non è rapire! Roney! Che cosa? Andiamo, sta iniziando il discorso del prefetto. Andiamo. Scoprite che la festa, diciamo, il cuore, non era nel frigidario, ma al piano di sopra, che è nel... Caldario? Tiepidario! Ah! Vabbè, che ne so. Ho capito, però, il tiepidario normalmente, appunto, è quella zona delle terme in cui c'è l'acqua a temperatura ambiente. In questo caso qua, essendo fuori una giornata piovosa, è anche abbastanza piacevole. È leggermente più calda di quella che è fuori, quindi stiamo attorno ai 23, 24, 25 gradi. Quando entrate, notate subito che le vasche d'acqua sono state svuotate e si vede un bellissimo mosaico a pavimento, quello che, per chiunque abbia una minima nozione di storia, come ad esempio John, anche se si è dimenticato ma un po' si ricorda, è un mosaico che rappresenta la Legione Audax. La Legione Audax fu uno dei primi bracci della teocrazia di Sant'Oceano. Stiamo parlando letteralmente di 1500 anni fa, quindi il mosaico non è di 1500 anni, ma è una rappresentazione della Legione Audax che protegge il profeta e tutti i suoi sacerdoti da mostri marini, creature mitologiche. È tutto un mosaico molto elaborato, molto lungo, che se ripercorrete tutte le varie vasche potete quasi capire che sta raccontando una storia. La cosa che vi
vi colpisce un po' di più, e forse potrebbe colpire di più Kyla, ma in questo caso qua lascerò a te la scelta di interpretare o no. Noti che quando vengono rappresentate le acque, gli oceani, l'acqua è rossa, e quando ci sono le lune, sono allineate, come l'avevi vista nel tuo sogno. I vestiti delle persone sono principalmente audaxiani, quindi come runei. Però ci sono anche persone che non sono in costume da bagno. In fondo c'è un rialzo, un di legno, che sembra essere adibito a quello che può essere un discorso, e in lontananza vedete delle persone su queste assi di legno che stanno discutendo di qualcosa. Essendo io comunque un ambasciatore, c'è qualcuno che mi conosce e che so che no, e che non voglio, da cui non voglio farmi riconoscere? Non ti preoccupare, tutti ti evitano. Tutti mi evitano? Sì, tutti ti evitano. Che bella la vita. Beh, signori, centrifughiamoci con l'ambiente. Mi scusi, buon uomo, mi sa dire chi è il prefetto? Sono nuovo di questa città, mi hanno invitato come rappresentante esponente della Repubblica Direttorale di Rutegna, di cui sono un esponente. Ah, è un piacere. Da pochissimo farà il suo discorso. Ma è sul palco? Cioè, c'è gente sul palco? Quando ti indica il palco, appunto, vedi che le persone che stavano parlottando scendono un attimo e fanno salire questa signora anziana, sarà appunto sulla settantina, con un vestito rosso con le maniche molto larghe, molto regale, molto color rosso porpora, uno scuro, con delle sash molto ricamate bene. Ha questi capelli grigi intrecciati sul davanti, cioè fanno questo giro qua, sono intrecciate come fosse una barba nanica, sì. Cioè, qua sul davanti sono grigi, un grigio pulito, un grigio molto regale, con un paio di occhialini con le cordine che si legano al collo. Però la cosa che di più attira la vostra attenzione è il fatto che sale su sedia a rotelle, viene spinta appunto da una persona che l'accompagna, si mette al centro del patio, diciamo, in cui fa il discorso, estrae un foglio, appunto aveva già gli occhiali inforcati ma se li mette a posto, e legge da un foglio. Questo chiaramente è una giustificazione al Bellmaster, perché così può leggere anche lui. Guarda un po' tutti, non guarda nessuno in particolare, la sua voce rimbomba. Quando guarda tutti quanti così, si nota Bacto sullo sfondo, messo in posa da Rose di Titanic, proprio così che la sta guardando, proprio fissa negli occhi. Non so se lo nota o meno, però... Non lo sai? Non lo so, però nel dubbio. La distesa blu che ogni giorno i nostri occhi scorgono è lo specchio di ciò che siamo. Da fuori, ad una mente poco attenta, potrebbe sembrare ogni giorno uguale. Tuttavia, ciò è falso. Ogni giorno sotto le acque cristalline succedono centinaia di attività. Anche solo un singolo sassolino ne altera per sempre la struttura. Seppur da fuori non si vede alcun cambiamento. Dal secondo libro dei discepoli del profeta, Mater Matuta, passo 36. Vedete che cambia un po' il tono, stava leggendo di maniera didascalica. Durante la mia vita come prefetto della città di Cala dei Venti, ho ricevuto numerose missive e lettere, alcune da alte ed eminenti cariche dello Stato e altre da persone comuni. Tutte mi credevano una folle imprenditrice troppo ottimista. Quando scesi in politica circa 40 anni fa, la gente mi accusava di aver ricevuto aiuti e fondi dalla mia famiglia. Scrissi ad ognuno di loro, singolarmente, ogni giorno, e gli spiegai che la cosiddetta fortuna era composta da sudore, sacrifici, notti insonni e veramente molta, molta fatica. Ho dimostrato come dopo l'incendio che distrusse metà della città si possa ripartire, e oggi, mai prima d'ora, sono orgogliosa di aver proposto Cala dei Venti come città di partenza per il nuovo progetto Transnavigavia. Molti di voi mi dissero che ero di nuovo impazzita a proporre ai popoli di tutta la grande rotta la mia città come porto natale per la seconda nave Colossus. Domani dimostreremo che il dominio Audax è più forte che mai e che non ha nulla da invidiare all'impero che fu. E tutti noi gioveremo insieme dei frutti di questa nuova epoca, dove la grande rotta non sarà più l'unico percorso fra le nostre isole, ma ci sarà un nuovo rinascimento economico, sociale e morale. Sotto la luce del profeta e di Mater Matuta, daremo vita alla rotta Colossus, la rotta verso il futuro. Applausi. E alcuni applaudono di più, altri hanno applausi un po' falsi. A me piace molto lei, però non mi piace molto il suo ragionamento così imperialistico, no? Cioè, nel senso, espansionistico, probabilmente porterà alle guerre, cose del genere. Però mi piace, la reputo una donna molto forte. Quindi sono combattuto, sono... Io, abituato a sentire discorsi come questi, guardo attentamente intorno. Ogni volta che qualcuno vuole fare qualcosa, c'è qualcuno che gliela vuole smontare. Voglio capire chi sono queste persone già presenti. Allora,
direi che sono sicuro che vogliate fare un sacco di cose, quindi è arrivato il momento di mettere in scena una scena drammatica. Mi dichiarate i vostri approcci in base a quello che il vostro eroe fa, si decide quali saranno le abilità da usare e si balla. Il mio problema è capire chi sono le persone che sono contrarie a questa cosa qui. Quindi racconto una storia che l'ultima volta che qualcuno ha fatto un discorso del genere sono successi grandi, grandi casini. Ok, questo è il tuo approccio. Ti dico che per fare questa cosa qua devi utilizzare panache ed empatia. Io so che, allora, parlare col prefetto, potrei provare a sedurle e tutto quanto, però non è quello il nostro intento. Ma il prefetto ha 70 anni. E è un problema? Nicola, queste sono domande che non vanno fatte. La prossima volta vorrei avere una lista dettagliata dei giocatori, per cortesia. La prossima volta facciamo una campagna io e te e basta. Top. Tu lo confidential, un master e un giocatore. Esatto, perfetto. Il mio scopo sarebbe sedurre una delle sue segretarie, aiutanti, qualcosa, per fare in modo da convincerle a far passare avanti John, perché loro mi sa che col prefetto poco ci hanno da parlare. Per questo divertente approccio, panache e convincere. Ok, perfetto. Qualcun altro vuole dichiararmi il suo approccio? Io sì, come dicevo, sono rimasto estremamente colpito dal bellissimo discorso motivato, per quanto posso condividere o meno gli ideali del prefetto. Quindi sto pensando alla mia patria, sto pensando se effettivamente la andare a fuori rotta a Navigavia potrebbe essere qualcosa di utile anche per il mio paese, potrebbe essere qualcosa che mi permette di imparare conoscenze in più, vedere che cosa c'è fuori la grande rotta. Quindi mi punto molto sul fatto che voglio parlare con il prefetto, io o i miei compagni. Quindi io spendo un punto eroe per usare sguardo di ghiaccio, ma in maniera risoluta. L'ho mancata io, di brutto proprio. Che ottengo accesso al luogo riservato, quindi intendo nell'entourage del prefetto, e voglio camminare in maniera lenta ma estremamente decisa nella sua direzione. Quando vado vicino a qualcuno, cioè tu puoi guardarlo con dicendo di spostarsi, ma sono talmente convinto che chiunque ti guardi dica, sa quello che sta facendo, cioè come se trasmettessi rispetto, come lo rispetteva lei, e arrivare davanti e presentarmi in maniera seria, dove presentarmi al prefetto in maniera proprio, cioè utilizzando appunto il punto re. Risolutezza ed empatia. Ok, perfetto. Allora, a me onestamente di parlare con questo prefetto non interessa, anche perché non credo che io avrei molto da dire. Tu mi hai detto che all'inizio appunto c'era sto mosaico che poteva essere di mio interesse. Mi stacco dal gruppo, ma non credo che siamo uniti in questo momento. Mi stacco dal gruppo e mi avvicino a questo mosaico e lo osservo, cercando intorno a me qualcuno che possa capirci di più. Panache, perché ne parli con le persone e notare. Io vedo una luce diversa negli occhi di Oliviai. Vedo che sta affrontando la cosa con quella che io reputo un po' più di serietà. Sta andando in una direzione più in linea con la mia idea di diplomazia. Mi metto in scia a lui. Lascio che lui faccia da testa d'ariete per aprire la via, eccetera, eccetera, e lo osservo mentre parla. Nel frattempo vorrei guardarmi tanto intorno, partecipare alla sua discussione, capire un po' più l'ambiente. Panache e notare. È arrivato il momento di tirare un po' di dadi. Vi ricordo che è il vostro... vuoi fare più rumore? Vi ricordo che ogni inizio di scena avete un punto in più, perché è la prima volta che utilizzate questo approccio, e un punto, un dado in più e un altro dado appunto perché lo rullerete. Vogliamo cominciare da... Miguel? Parto io? Posso fare rumore? Adesso sì. Ma che bello. Guarda che belli ordinati. Allora, visto il mio approccio, posso attivare la mia hubris curioso? Un punto eroe quando indago su qualcosa. Allora io cerco di vendere al master un dado. Vendimi un dado, io te lo compro, io ti do un punto eroe. Quindi 4. 4 incrementi anch'io. Io ho un bel 8 dadi, vorrei un bel 8 incrementi. No, 1, 2, 3, 4 e ti vendo un dado. Madonna, ragazzi, quanti punti pericolo sta avendo. Esatto. Kaila, 3. No, sei qui. Perfetto. Quindi, signore, ricapitolando velocemente, come sempre, chi ha fatto più incrementi parte del primo, e abbiamo come vincitore il bellissimo Oliviai con 5 incrementi. 5 incrementi. Per quanto riguarda il Cilimeric, John e Bactro 4 incrementi e Kaila 3. È troppo distratta dal mosaico. Io sono davanti al prefetto. C'è da attraversare un attimo la folla, ma sì, non è compatta, non sei lo stadio. Io mi incammino verso il prefetto. Una volta che sono lì davanti, se c'è il suo entourage, in maniera
molto educata e molto solenne, ecco l'aggettivo che cercavo. Chiedo gentilmente, faccio buon pomeriggio, buonasera. Sì, infatti vedi che ci sono delle persone che sono vestite come gli altri, ma noti che adesso che sei più vicino, noti che sotto hanno una piccola pettorina in cuoio. Sì, quindi puoi tranquillamente capire che sono guardie che però sono state obbligate a vestirsi in maniera più formale per... Ti fermano? Scusi, lei è... Buonasera, sono Oliviaj Otonovic della Repubblica Direttorale di Rutenia. Vengo qua in vece e come amico e accompagnatore dell'ambasciatore di Breconia. Vorrei per cortesia parlare con l'illustre prefetto per disquisire di alcune questioni politiche e anche personali. Ok, certo, chiedo un secondo al mio responsabile e arrivo. La ringrazio. Vedi che si gira da un'altra guardia, batte, ti guarda. Sì, sto qua è importante, su, fallo passare. Perfetto, uso un incremento allora per andare da lei. E vorrei usare un altro incremento, quindi da 5 passo a 3, poi lascio la parola agli altri, per guardare il prefetto. Signor prefetto, buonasera. Le sue parole sono state illuminanti. Devo essere sincero, in Rutenia, come lei sa, noi siamo una repubblica. Il potere va al popolo. Voi avete parlato di impero, avete parlato di mire espansionistiche, probabilmente per anche un tornaconto personale. Ma io non gliene faccio colpa, perché ho visto un fuoco nei suoi occhi. E non per mancare di rispetto, ma alla sua veneranda età, vedere ancora una tale passione parlando di politica, non sono avvezzo alla diplomazia, sto imparando in questi ultimi momenti, ma mi ha veramente ispirato. Vorrei per cortesia parlare con lei, assieme ai miei amici, di una questione che riguarda sia l'ambasciatore breconiano, o brecone, o non so come si chiami, sia anche un interesse personale, se fosse possibile. Buonasera, signor Otonovic. In questo momento, come puoi vedere, io sono occupata a gestire questo evento. Le matronali sono molto importanti per noi. Se vuole, possiamo fissare un appuntamento nei prossimi giorni. Diplomazia? E passo il turno agli altri. Io ho introdotti, cioè il secondo punto ero era se fosse possibile in tocchiera vicino a me per introdurlo, così dopo quindi parlano loro, perché io non so che cosa dirgli se non tirare un cazzotto alla vecchia. Non mi sembrava carino. Mi sembrava molto, molto sbagliato. Una vecchia. Tirare un cazzotto a una vecchia su una sedia a rotelle. Esatto. Allora, andrei io. Vai, no? vai, prego. Siete pari merito. Non so cosa sia meglio, comunque adesso. Dopo di te. All'inizio avevo pensato, vado, seduco un po' le guardie, quello che c'è, per far passare loro. Solo che ho visto che lui è passato dritto per dritto. Posso seguirlo? Beh, fanno passare lui, in realtà tu rimani un attimo indietro, puoi cercare di convincere le guardie che sei con lui. Ok, allora vado dalla guardia, quello che l'aveva detto che era uno importante. Si fermi, chi è lei? Salve, scusi, ho visto che è passato il mio collega, il signor Rebecco, è andato avanti, Rebecco Olivier del... Non conosco nessun Rebecco. L'ha appena fatto passare il... Non conosco nessun Rebecco, non so chi sia. Scusi, mi sono perso un attimo nei suoi occhi. Scegliamo! Scegliamo! Diplomatico. Grande Tomacash. Mio Dio, pare di vedere un oceano, un abisso. Sono totalmente estasiato, non ho mai visto una... Ma lei lavora come guardia qui? Sì. Una tale bellezza, non ci posso neanche credere. Sicuramente è qui per l'immagine, come modello, come... Io voglio giusto mettere un appunto, ma al pubblico più che per te. Sappi che il tiro che ho fatto, che era per me, per capire, eccetera, era stato estremamente vantaggioso per via del costume. Beh, faccio palestra tutti i giorni per mantenermi in forma. Ma si nota, ma mamma mia. Posso... Tu in che palestra vai? Ah, io ahimè. Pare anche tu hai un bel fisico. Grazie, però sai... Vedi che prende la mano e ti tira su la spallina. Ok, mentre lo fa... Ok, mentre lo fa, io tasto il bicipite. È d'acciaio. E pian pianino che faccio questo, io inizio tipo a spostarmi pian pianino a lato. A modo di farlo, cioè, se mentre stavo guardando così la folla, io pian pianino sto girando in modo tale che guarda me e si gira per lasciare un po' di libertà di passaggio. Ah, per wink, passare wink. Tipo di là, per far passare dalle sue spalle? Do un'opportunità. Genio, bellissimo. Cominci a girarlo, però c'erano due guardie. C'era il suo capo che, vedendo fare questa cosa qua, crea una conseguenza. E dice all'altro, oh, stai a fa'.
che giustamente dominavo. Aokiko. Aokiko, ma stai a fa? Chi sei te? Una volta mi sa che non funziona di nuovo gli occhi e... sì, sì, cioè che begli occhi. Prova, che chi sei te? Cioè, ti parlo uguale, Leo. Ti faccio la super mossa. Uso il mio punto eroe sulla la mia, il mio vantaggio. Vieni qui. Oh, vabbè, oh, che top. Attiro una persona in una stanza e quella deve venire con me. Che top. Ok, chi dei due convinci? La guardia semplice o la guardia più ufficiale? La cioè? Guardia più ufficiale, cioè il capo. Il capo. Hai usato un punto eroe, quindi all'improvviso senti tirare da dietro il costume che te lo sta tirando giù. Ti giri ed è Terry, il tassoniglio di Rooney. Okay. Con Rooney dietro, fermo, fermo, fermo! Terry mi morde il costume, io lo perdo, riesco ad afferrarlo al limite, però proprio... un limite che questa dovete metterlo dopo le 21 questo episodio. Okay. E sono nel panico, arrossisco proprio quel arrossisco falsissimo. Il capo delle guardie fa per la barba del profeta. Oh mio Dio, cioè mi spiace, non posso stare in questi vieni veste. Con me, vieni, vieni, andiamo nel vestibolo. Vieni, vieni, guardo l'altro, venite voi con me. E mi prendendo prendendo la mano qua sul capo e sul culo all'altro, quindi ti cade il costume. No, è inevitabile. Effettivamente, sì. Faccio per spostarmi e mentre vado, loro che vedono che mi cade il costume, me lo tengono uno dal lato e uno dall'altro. Qui ci sono io che ho mano qui sul fianco, mano sul culo dell'altro e loro che mi tengono sul costume. Allora, per portarti via entrambe le guardie finisci gli incrementi. Perché sì, usa il punto eroe per portare via il capo delle guardie. Ma se tu vuoi portare via anche l'altra, devi usarmi un altro incremento. Sono tutti tuoi. Ok. Bene, abbiamo Bacto al momento fuori dai giochi, o forse ci è appena entrato. Ma non andremo ad approfondire. Quindi abbiamo pari merito Limerick e John con 4 incrementi. Vado io? Vado un po' in mezzo alla gente, anche se so che mi stanno evitando un po' perché mi conoscono e un po' perché effettivamente puzzo tanto. Chi ha visto e ha conosciuto i demoni del mare sa riconoscere i tiranni della terra. E so benissimo, e ho sentito troppe volte discorsi come questo, e so che il popolo, qualsiasi popolo, ne finirà impiccato. Qualunque cosa questo possa significare per il popolo di quel tempo. Très bien, monsieur. Ti si avvicina un personaggio dalla chiara ed evidente cadenza dell'impero Alloide. È una persona con una giacca molto lunga, blu, e una parrucca, diresti da giudice. Quindi non è in costume? Non è in costume davanti. Okay. Sta fumando il sigaro. È l'unico idiota che sta fumando qua dentro, dice Limerick nella sua testa. Vedi che è una persona parecchio anziana. Le sue parole sono assolutamente sincere? Quello che ho visto mi porta a considerare la sincerità o le bugie e le menzogne come sullo stesso livello. Ma perché le mie parole hanno attirato qualcuno come voi, mi chiedo. Il personaggio è appena cambiato, adesso ha una pipa. E io lo guardo e faccio, ma non aveva il sigaro? No, non ho assolutamente idea di cosa lei stia dicendo. No, no. Comunque, piacere, sono l'ambasciatore dell'impero Alloide. Ah, ci l'ambasciatore. Siamo... Io sono l'ambasciatore. Ah, ecco dove l'avevo già vista. Sì. Lamberto è qua. Mi interessa molto. Limerick, Vas Cricket. In che modo il mio discorso vi interessa tanto da venire a parlare a uno come me? Lei ha parlato di ingiustizia, giusto? Assolutamente. Di dittatori e brutte cose. Noi siamo un impero. Noi? Il vostro impero Alloide? Suppongo. È un impero chiaramente superiore a quello degli altri. Oh. Solo noi siamo quelli che siamo stati degni di essere nominati un impero. Gli altri sono rimasti dei futili regni. Quanti di voi Alloidi sono qui in questo momento? Non saprei. Lo guardo e voglio infastidirlo e quindi uso mano lesta per fregargli la pipa. Devo darti, credo, un punto eroe, giusto? Lo voglio proprio infastidirlo, gli prendo la pipa, proprio anche molto stizzito, gli faccio, non la fumo, guardo, gli faccio, ma come si permette rubare così la propria pipa a un povero vecchio? Ma a me stanno, forse non è chiaro, non è che stanno sulle palle gli audaziani, stanno sulle palle i tiranni, proprio stanno sulle palle quelli che governano, e state sulle palle anche voi. Me lo segno nel mio libretto che in cui qui... cosa che non mi interessa niente. Esatto. E qui offeso, tu gli hai rubato la pipa, ma lui ti ha rubato la battuta. E qui offeso dalla cosa, sto chiaramente partendo male con la mia ubris, però sto cercando di evitarla perché la mia ubris è testa calda. A meno che è un problema mio fino a un certo punto. È un problema tuo fino a un certo punto. Posso mettere in pausa un secondo la andiamo da qualche altra la parte. Mia azione, ma perché ho un'idea, voglio vedere se intanto muove hai parlato con l'ambasciatore Lambert. L'ammosciatore. L'ammosciatore. L'ambert. Tutto qua. Anche io ho sentito ammosciatore. No, ha detto ammosciatore.
Anch'io sì. L'ammosciatore. L'ammosciatore. E allora adesso sarà l'ammosciatore. Certo, no? Andiamo a vedere cosa sta facendo il buon John. John sta osservando per l'appunto l'ambiente circostante. In verità stava guardando cosa stava facendo Olivier. Ha visto sparire Bacto e tra l'altro vedendo sparire Bacto ha fatto passino per avvicinarsi anche lui. E ha buttato un occhio verso Limerick. Vedendolo parlare sono stato abbastanza tranquillo. Non ho ancora avuto modo di dire devo stare attento. Quindi uso il mio primo incremento per notare debolezze diplomatiche sulla prefetta. Ovvero, cos'è che mi potrebbe far intuire che gli sta sul cazzo più qualcuno che qualcun altro? Ho visto adesso che c'è l'ambasciatore Alloide, avrò riconosciuto sicuramente l'ambasciatore Brecone, non posso aver riconosciuto quello baisellese, eccetera, ma chi è che ha applaudito di meno? Perché comunque Baisella ha dei tratti caratteristici. Vorrei capire appunto chi delle altre nazioni sta più sul cazzo a lei. Hai guardato in giro durante tutto il discorso e anche dopo il discorso, hai visto appunto Limerick che se ne andava da una parte, hai visto che sta parlando con un tizio con questa parrucca strana. Guardandoti intorno riconosci in un angolo, non sta parlando con nessuno, l'ambasciatore Brecone. Non vi ha notato ancora, sta guardando verso la zona del prefetto, ma vedi che è comunque un po' intimorito della situazione. Esattamente come vi ha narrato, i Breconi vengono visti un po' di serie B. Aggirandoti a destra e a sinistra, vedi che la maggior parte delle persone sono genuinamente positive, interessate al discorso del prefetto, per un buon 70-80%. Altre persone invece sono più, come narravo prima, meno interessate e guardando un po' lo scambio di sguardi fra il prefetto che sta parlando con Olivier, capisci che non c'è una vera e propria fazione che il prefetto potrebbe detestare, perché dall'argomento che ha trattato, da come parla con Olivier, con questo portamento, nonostante sia in sede rotelle, molto regale, molto superiore, probabilmente lei si considera superiore a tutti. Certo. Questa cosa qua non piace a nessuno, ma siamo a casa sua, quindi riconosci nei sorrisi falsi, sorrisi di circostanza, ma a meno che tu non voglia letteralmente chiedere. Quindi non riesco a individuare una fazione che mi fa dire questi stanno più sul cazzo che... Sono tutti bene o male politici o politicanti. Ok. Sono molto bravi nel nascondere le loro emozioni o interessi. Olio gli ingranaggi, uso un punto eroe usando scafato per localizzare un informatore criminalotto con un punto eroe. In questo momento... Oggi non è... No, oggi il mio obiettivo non è individuare criminalotto, informatore o roba del genere per chiedergli informazioni, ma per individuare qualcuno che sta dando informazioni ad altri. Così, fra quelli dei sorrisi falsi, eccetera, posso già scartare quella che intuisco essere un po' la malavita organizzata, che all'interno di questa città comunque abbiamo visto che ci sono due intere cazzo di bande, ma se fra gli altri che sorrisi falsi, eccetera, già mi tolgo anche la criminalità organizzata. Ok, mentre stai guardando con occhio lungo le persone, senti qualcuno che ti afferra il braccio, non in maniera violenta, te lo prende e ci fa: tu pezzo di cretino, cosa ci fai ancora vivo? Ti giri ed è Felicia. Come cazzo avete fatto a scappare da lì? Vieni con me. No. No, ho altro da fare. Porco oceano. Non attirare l'attenzione, vieni. Che cazzo ci fai tu qui? Non vedi che è pieno di gente qua attorno che ci sta fissando? E appunto, staccati, che ho da fare. Ne parliamo dopo. Pagascia. Beh, no, adesso ho già andato. Ok, con chi... È spawnata dal nulla, non ho visto se stava parlando con qualcuno, ma totalmente... Ma ti è arrivata da dietro. Me l'ha letteralmente piantato nel culo di nuovo, non... Ti allontani? Vedo lui che è un attimo in difficoltà, non posso lasciarlo da solo, quindi molto, molto indispettito. Cerco con lo non cerco con lo sguardo Kyla. Ok, Felicia non ti insegue. Ok, però comunque sono lì che e tiro un paio di occhiate. No, dopo.
se qualcuno mi sta guardando per la prima volta, vedete tipo la vena pulsare a John. Oh no. Non sono nemmeno nella tua stessa stanza. Ok, no, giusto. Ok, nessuno vede, ma per la prima volta John veramente lì che urco oceano. Cazzo, lì montavolo. Sì, sì. Sei a tre. Ok, continuo perché adesso attivo quello che volevo fare, per cui mi serviva questa azione. Uso un incremento per cambiare approccio e passo a convincere. Mi avvicino a Olivia e inizio a parlargli in rutenese. Non sapendo io se ci sono altre persone che capiscono questa lingua, ho ragione di pensare di no, ma non si sa mai, soprattutto con un personaggio come il prefetto che non mi sembra nata ieri. Prima di parlargli, gli dico tramite segnale, che è uno dei miei vantaggi, per cui posso dire senza essere sentito un messaggio di una parola, pisca. Castelli di sabbia. Castelli di sabbia. Perché voglio fargli intuire del reggimi il gioco. Sto per dire... E gli dico in rutenese, rappresentante, scusi se la disturbo, l'ambasciatore alloidese ha confermato il nostro appuntamento per quell'importante questione. Mentre sto parlando però, mi interrompo, mi giro, perdonatemi, vossignoria, non era mia intenzione mancarvi di rispetto. Rutenese o in... No, questo in comune, cioè, in... sì, il comune è l'Audax. Audax. Ok, glielo dico con una cadenza tendente al latino, per fargli vedere che lo sto parlando a livello accademico. Perdonatemi, vossignoria, per questa mia sconcertante mancanza di rispetto, non era assolutamente mia intenzione, ma sapete, io e il rappresentante abbiamo un rapporto comunque abbastanza di fiducia e ogni tanto mi scordo. Venga dunque, segretario. Scusi, non volevo interrompere quello Infatti. Che voi il rappresentante stavate dicendo, volevo solo avvertirla che l'ambasciatore alloidese ha confermato l'appuntamento per quella importante questione commerciale di cui dobbiamo parlare. Grazie. A questo punto io ho tre punti, tre incrementi. Volevo, se posso, aggrapparmi al suo discorso. Sì, certo, ti ha creato un'opportunità. Esatto, infatti colgo la sua opportunità. Allora, quello che volevo fare, volevo spiegarlo anche a voi, è, visto che dobbiamo ingraziarci le simpatie del prefetto, in modo tale che l'onore di Quinn, no? L'onore e il rispetto di Quinn, e se non sbaglio loro sono considerati di serie B, mentre invece l'impero Alloid è un pochettino messo più in alto, no? Vorrei, visto che tu l'hai anche tradotto, la guardo. Oh, grazie mille, me l'ero quasi dimenticato, però, aspettabile prefetto, per noi è più importante adesso parlare un secondo dell'ambasciatore Brecone, poiché è vero che l'impero Alloide ha la sua importanza, però l'ambasciatore Alloide, secondo me, con la navigazione non è esperto quanto i breconiani. Sto facendo una supercazzola, Sto sonotando. Come ben sa, voi pensate se una persona che un tempo era un veterinario è diventato ambasciatore di Cala dei Venti, quanto deve essere illuminata la sua mente? Quanto l'intera nazione debba credere in lui? Come sa, io della Rutenia credo molto nelle persone. È come si dice, no? Un contadino da noi può diventare anche un ministro o un direttore, come me, che io sono un signor nessuno. E come vede, io ho un segretario che è venuto a chiamarmi. Come vedo, ha un segretario maschio. Le sconsiglio di utilizzare gli uomini per certe questioni. Un momento, perché io ho un segretario maschio. Uso un altro punto. Ma ho una lieva. Callia! Ok. Allora, Callia... Va malissimo. Callia, io a gesti ti faccio no, diplomazia, no, diplomazia, no. No, adesso tu me la ruoli. Niente diplomazi. Allora, c'è un problema. Quando... Se io arrivo e vedo... Allora, io a parte che stavo facendo una cosa. Se io arrivo e vedo Felice, le do un pugno. No, tu sei focalizzata sul mosaico, ma hai detto che ti volevi concentrare sul quindi mosaico. Quindi non lo sento? Oddio, la voce magari la lontananza la senti, ma non vedi Felice. Ok, va bene. Ragazzi, aspetta. S7C, ho una lieva. Le si gira? Calia, ma la mia lieva non cammina. La domanda che ti faccio io adesso è, la mia lieva non cammina. È importante questa domanda. Nicola sa che è Kayla o è Kayla, Olivia però, che dice no, è Kayla. No. Ma scusami, è Kayla o Calia? Kayla. Ah, ho scritto sempre Calia, scusato. No, ma allora, se è un discorso di no, ruolo, No, è la mia lieva, devo chiamarla giusta. Ragazzi, comunque non è male che Nicola... No, ma infatti per quello non sapevo. Allora, da John non gli ho detto niente, perché John me lo aspetto che dica Limerick, perché vabbè. Tu senti, Calia! Però la guardo, sempre guardando la matrona, ma la mia lieva, Calia, è così importante per me che lei non cammina. Lei non cammina. Nemmeno io. Arriva Sergei. E lei arriva a cavalcioni di Sergei. Perfetto.
questo, e poi ti arriva, è quanto è importante la mia allieva Kalia. Vedi che cambia espressione guardando arriva Kai. Arriva Sergei in questo momento? Sì, sì. Allora, io sono abituata comunque sia a cavalcare animali anche feroci, quindi non è che gli arrivo in groppo, gli arrivo proprio in piedi con grazia. Ok, però qui mi sa che devo cambiare approccio a questo punto. Perché se non ci sei solo trasportare. No, in realtà ni, nel senso perché non stai facendo comunque una cosa rischiosa. Il tuo personaggio sa stare in piedi su un animale. Ah, ok, perfetto. Sento nuovamente lui chiamarmi Kalia. Vedo Sergei, ho capito che mi sta chiamando, il maestro mi sta chiamando. Io salgo sopra l'orso in corsa, quindi sono molto aggraziata. Arrivo, magari l'orso sale le scale. Appena arrivo scendo. Comunque mi chiamo Kayla. Ma naturalmente, Kayla ha visto la signorina stupidità di un uomo? Vedi poco che ti fa. Signorina Kayla, è opportuno che il suo uomo impari meglio le buone maniere? Sì, ma assolutamente. Gli stiamo insegnando la diplomazia, l'ha imparata giusto appunto poco fa. Se desidera qualche guardia per punirlo, sarò felice di consegnarvi un paio di uomini. No, 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 assolutamente, non c'è bisogno, ci penso io. E quindi mi diceva, come ha detto che si chiama lei? Oliviaj Otonovic. Che siete interessati a disquisire con l'avvocato Lambert? Cerco uno sguardo di consenso. John ha uno sguardo di consenso? Cazzo Lambert? Non lo sai? Io non ho sentito un cazzo, io mi stavo facendo i fatti miei. Quindi vabbè, non c'è problema. Lo so, messaggio di consenso. Lo so, ma giustamente, perfetto, non sa che voi state creando castelli di sabbia. No, e io uso segnale e gli dico rilancia. Forse. Potrebbe essere di nostro interesse conversare con tale gentiluomo. In che affari eravate interessati? Se posso intervenire nei contratti, sarò ben felice di darvi una mano. Sono anch'io un'imprenditrice di un certo livello. Diplomatici? Non aveva detto che erano commerciali? Sì, commerciali diplomatici. Mi scusi, sono un po' confusa. Cosa intende per commerciali diplomatici? Sono curiosa e vedi che è genuinamente curiosa di capire che cosa tu stai dicendo, perché da quando sei arrivata, Oliviaj e John hanno notato, ha cambiato espressione. Una signorina così... Intervengo ad aiutare la mia protetta? Sa che è così baldanzosa che ha preso anche a pugni suo figlio? Mia allieva. Dov'è mio figlio? Ah, lascio rispondere alla signora, non mi sembra il caso di mettere parole in bocca che non mi competono. Non lo so, comunque sia se lo meritava, insomma, signora, io credo che sia giusto che senso, lei figlio, dia sì, mi... una educazione migliore a suo figlio, ecco. Mi pare proprio che lei, suo figlio, non l'abbia educato come si deve. Se vuoi puoi andartene, ecco. Io sto facendo space out. Perché? Mi giro, io avevo tutto una... C'è ancora la stronza? Se ti guardi in giro magari la trovi. Ma seguiamo. Sì, sì, no, prego, prego. Perché io, insomma, stavo passando per caso alla locanda del porco e... La locanda del porco sordo? Del porco sordo, esatto. Stavo passando... gestita da quel gentiluomo di Picard. Sì, certo. E mi è parso di conoscere per caso, sempre per caso. Dove suo si trova figlio? Ora mio figlio? Non ho idea di dove si trovi suo figlio, molto probabilmente i vigilantes lo sanno e molto probabilmente loro potranno spiegare meglio che cosa è successo in quella locanda poco prima. Dovrei sentire il capo dei vigiles. Pare, cioè nel senso perché da quello dovrebbe che essere ho visto... coinvolto in... Mi racconti di più, mi narri un po' la cronologia degli eventi di questa cosa. Bene, suo figlio, sì? Di cui ovviamente lei non sapeva, è stato coinvolto in una rissa. E nessuno è venuto a dirmelo, tranne lei. In una rissa tra bande. Oh, poverino, sarà ferito? Sì, molto probabilmente è stato ferito. Quindi, ecco, sono stata io a dirglielo perché evidentemente i vigilantes sono degli incompetenti, perché ma non sicuramente è vero, tu gli hai tirato stati... un pugno. Hai tirato un pugno a suo figlio. E io non so se era effettivamente era uno di... suo figlio. E chi hanno inseguito dopo perché era andata a dire che l'avevamo attaccato noi. Tu sei l'unica che tirava cazzotti. Quindi tu hai tirato un cazzotto a suo figlio. Ti ricordi nella locanda? Se lo meritava. A noi sinceramente, mezza diplomazia. Scusatemi.
si gira, cerca le guardie. Ma cazzo. Guardie! Posso farti una piccola ruolatina? Prego. Dallo spogliatoio vedi uscire una guardia che si sente chiamata e ha, hai in mente i giapponesi quando si legano qua la cravatta che sono ubriachi? Però col mio costume da bagno sta andando e vedi una mano dallo spogliatoio riprendere il costume da bagno e ritirarlo dentro. Voi sentite, vabbè, John lì di fianco, in realtà solo Limerick, e tutte le persone che sono lì sentono il prefetto gridare guardie, guardie! E effettivamente tutti si mettono un attimo sull'attenti. Degli incompetenti, signora, lei se si continua a circondare di uomini... Sai cos'è questo? Un punto pericolo. E io come lo userò? Come? Porco d***o. Oh no! Cos'è? È Panama. Cosa sta succedendo qua? Signorita Kyla! Ah, signor Panama! Un verso? No, aspetta, lui è quello che fa gli esperimenti? Oh... Stavamo conversando con il prefetto, John. Pacificatamente. Il prefetto ha chiamato le guardie, cosa è successo? Niente, noi non abbiamo fatto assolutamente niente. Voleva sapere che cosa era successo a suo figlio. Noi non lo sappiamo, abbiamo visto che era in una locanda ed è stato preso a pugni da non so chi. Signore prefetto, questo è corretto? Queste persone hanno detto di aver pestato mio figlio. Ho detto che se lo meritava. È esattamente la stessa cosa. Panama ti prende, ti fa scendere dall'orso e ti trascina via. La prendo io da un braccio. Chi è questo? È quello che fa gli esperimenti brutti. Ah, proprio. Speravo di non sapere. Allora, la scena drammatica si sta convertendo in scena d'azione. Assolutamente prevista. Il piano era... Io parlo all'inizio alla tipa, lui ci parla, loro lontano dal prefetto. Sì, io me lo ricordo perfettamente questo coso. Anzi, sai cosa ti dico? Luca del futuro, metti un flashback che porta esattamente al punto in cui avevano scelto il piano. Guardatelo. Direi che una volta che saremo lì alla festività, indicheremo al nostro Olivier, il rappresentante della città, eccetera, che non sarà il prefetto, e lasceremo che Olivier faccia la sua diplomazia, mentre noi parleremo con il prefetto. Ci facciamo il prefetto. Parliamo. Ci facciamo il prefetto. Allora, io ci parlo e tu te lo fai. Nello stesso momento, fatta. La turnistica, è importante la turnistica. Limerick, voglio sapere come te la stai cavando con l'avvocato. E io lo guardo e gli faccio touché quando lui si scrive la cosa. Gli ridò la sua pipa e gli faccio... Merci. Beaucoup de coup. Ma lei è un animale. Ecco cosa sta succedendo mentre noi stiamo parlando, un ambasciatore e un mosciatore. Ecco il prefetto che parla con degli sconosciuti, perfetti sconosciuti. E addirittura io non penso di essere... l'ultimo arrivato, ma quello mi sembra uno del Fedora. Oui, monsieur Panama. E come mai Panama non ha chiamato Voix a parlare con Loi? Forse qualcuno vi sta escludendo. Forse il discorso di prima... No, non credo. Io non ho nulla da dire col prefetto. Ah, non ho nulla da dire col prefetto? Ma magari neanche il prefetto ha più niente da dire con voi. Forse vi stanno escludendo. Se mi dà un secondo vado un attimo a parlare col prefetto. Ah, troppo facile così. Se avesse voluto parlarvi, il prefetto vi avrebbe chiamato. Forse è il momento di cambiare strategia per comunicare con questi prefetti. Sono tutto orecchi, non sto seguendo la sua... Guardo e faccio... È evidente che in questa sala non tutti siano d'accordo con le parole del prefetto. Forse sarebbe il caso... Io vengo da un popolo un pochino più burrascoso. Insorgere. Mon Dieu, no. Oh, mon Dieu, no. Allora lasciamo che il vostro impero alloide vada a putain, come dite voi altri. Ma non succederà mai in questo momento, prefetto. Senti, guardie! Mon Dieu, cos'è successo? E io lì proprio mi uso un altro convincere, faccio non lo so e mi allontana. E mi allontana, come dire. Vedi che Lambert si allontana e va verso dove ha chiamato guardie e prefetto. Raggiunge la scena del crimine. Prefetto, che sta succedendo? Io sto venendo trascinata via da Panama. E io la sto tenendo e lì gli chiedo questa cosa qua, no? Chi è? Tu hai fatto A. E io a quel punto urlo: ehi, questa volta non ho fatto niente. Suo figlio se lo meritava. Insomma, non è colpa mia se è immischiato con dei Panama brutti ti ceffi. Tappa la bocca. E comunque sì, aiuto, mi vuole torturare. Vuole torturarmi. Ti porta più lontano possibile. Ma cosa fa Olivier?
Io dico a Sergei, stacca braccio. A chi stacca braccio? A Panama. Cioè adesso proprio vado fuori, gli ha messo la mano sulla bocca. Domanda, adesso. La scena d'azione è finita adesso o no, ci sono ancora un po' di No, la scena sta iniziando. E con questo qua cioè, gli dico potente di attaccare io Panama. La mia viene presa da Panama che fa esperimenti umani, cioè va contro ogni cosa del mio personaggio. E quindi tu stai guardando, mi vuole torturare? Sì, ma perché volevo farlo sentire alle persone. Lo so, però io lo sento bene. Sergei capisce il messaggio e attacca Panama. Lascia la mano che teneva la bocca mi di Kyle. Mi teneva una bocca, lascia. Mi teneva con altre, con qualcos'altro, oppure mi teneva solo la bocca? No, in questo momento stava trascinando via da dietro con la bocca, ma doveva stare zitta e spostarti. Ti togli la mano dalla bocca. Perfetto, io sguscio via, quindi approfitto dell'orso, gli sguscio via saltellandogli sulla schiena, facendo una capriolina all'indietro e atterrando davanti a lui. Panama è a terra con l'orso che lo sta spingendo. E io sono lì. Aiuto! Posso urlargli, Kyla? È arrivato quel momento. Non credo che John fosse d'accordo. È il momento della diplomazia. Porco culo. Cioè, non so che dire. Beh, io direi che questa è una bellissima chiusa di questo episodio. Prosit. Mi prenderò questa settimana, che per voi ovviamente sarà una settimana, ma per posso me non si un sa. Po' di medicina anch'io. Prendi grazie. Un po' di medicina. Per salutarvi e augurarvi tante buon care Natale. Cose. Buon Natale, ma anche se non è Natale, perché buona Pasqua. Potrebbe no, non è Pasqua. Buon luglio. Buongiorno, buonasera io e buona vita. Io credo che andrò in farmacia a prendere dell'Oxanax. Grazie e arrivederci. Allora, nel senso, io non volevo, cioè hai messo Master, allora. Hai messo tu Panama, cioè io cosa devo fare? Sì. Ho anche detto, vabbè, facciamo finta che non ho capito che Panama, chi è lui? È quello che fa gli esperimenti sugli umani. No, ma voi avete urlato perfettamente, il problema è che in questo momento dovevate ringraziarvi il prefetto e adesso morirà. Ma, scusate, una domanda, ma... Allora, tutto il piano era che io e te dovevamo fare domande in giro e loro parlare col prefetto. No, come io... è finita che io e te parliamo col prefetto? Già, già, come già. È finita? Chi è colpevole? Fammici pensare. Ho anche detto, uso l'opportunità per fare bene loro. Uno va a puttane, quell'altro va a parlare con l'ambasciatore e uno devi è un capire cioè, che il problema del party è il party. Ma più di usare... Oh, ragazzi, ho usato un punto eroe per andare diretti che potevamo andare tutti quanti diretti. Io ho provato ad arrivare diretto, ma hanno fermato le guardie. Ho capito, ma tu usavi due incrementi e gli dicevi ciao, scusatemi, convinco, entro, non li porto in camera a fotterli. Cioè, io ero partita col presupposto, ma a me non me ne frega un cazzo di parlare con questa, tanto io non conosco niente, vado a farmi i cazzi miei, lei Kyla. Scusami, lui mi dice, sei un uomo, dovresti avere una donna in segretaria. Io una donna allieva, cosa devo dire? Cioè, nel senso, ma che cazzo parli con quel francese da mezz'ora? Ma perché voleva far insorgere il francese? In modo ma da se so che sto parlando con perfetto di ma non vedi che coglionito di 80 anni ma che cazzo stai facendo con questa medicina da mezz'ora? Che cazzo stai facendo? Bevo. Ma non è bevi, non è un ricevimento, dobbiamo infiltrarci, cazzo. Aspetta, fermo, io voglio sentire il parere di Simone. Ecco. Cosa fa? Bellissima, non vedo l'ora di insolito. Esatto.